Consigliere Stefano Bruno Galli, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ma io non ho mai dissimulato la mia stima personale nei confronti del consigliere Ambrosoli. Tuttavia mi occorre precisare alcune cose. Io non credo che sia buttato dalla finestra il tempo che stiamo sprecando, che stiamo utilizzando per discutere questa mozione, così come discutere altri temi, perché credo che l'attività politica, l'attività di un'assemblea, titolare di un potere che è il potere rappresentativo, si misuri sulla dicotomia e sull'alternanza tra teoria e prassi, per cui c'è la prassi del problem solving, cioè del risolvere i problemi amministrativi, ma c'è anche, voglio dire, la visione, la strategia di proclamare dei principi, di trovare di discutere, proclamare dei principi e trovarci tutti d'accordo appunto su alcuni principi di fondo che sono poi le ragioni che in qualche modo ci tengono insieme. Quindi io non credo che ci sia un'inutilità di queste assemblee, credo piuttosto che tra problemi concreti dal punto di vista amministrativo, come l'atto che abbiamo approvato in apertura, oppure dibattiti che come dire, abbracciano la teoria politica e abbracciano il mondo delle idee politiche, sia quanto mai necessario. E qui, proprio perché fa parte della dimensione del nostro agire, questa dicotomia tra un problema di tipo amministrativo e una sensibilità di tipo teorico. E in questa mozione sostanzialmente si fa riferimento a un principio che è un principio sacrosanto, che è un principio che probabilmente condizionerà il dibattito della politica per almeno i prossimi 50 anni, che è il principio dell'autodeterminazione. E allora non possiamo tirarci indietro, non possiamo fare un passo indietro. Nel momento in cui reclamiamo delle condizioni di maggiore autonomia politica e amministrativa rispetto allo Stato centrale, la cui mannaia si abbatte sui 4 miliardi di euro e sul miliardo di euro che verrà richiesto a Regione Lombardia nell'ambito della legge di stabilità, non possiamo tirarci indietro di fronte alla proclamazione di un principio che sta dietro quella lamentazione che noi con forza abbiamo tutti insieme ribadito la volta scorsa. Così come non possiamo tirarci indietro di fronte al fatto che una sensibilità sul principio dell'autodeterminazione quest'Aula l'ha già dimostrata in più e più occasioni. Questa è l'Aula, quest'Aula è la sede privilegiata del regionalismo, visto che Regione Lombardia ha contribuito a scrivere una storia gloriosa, una pagina gloriosa della storia del regionalismo italiano. E allora non possiamo tirarci indietro di fronte a problemi che siano problemi dal punto di vista teorico alti. In questa mozione, giustamente il Presidente Cecchetti, nella sua illustrazione della mozione, faceva riferimento al principio appunto dell'autodeterminazione, che ha già visto sensibile quest'Aula, ma fa anche riferimento agli strumenti della democrazia diretta, consensuale e partecipativa, che sono quelli che consentono l'affermazione di questo principio. Allora non possiamo noi, dal punto di vista teorico, affermare e sostenere certi principi e poi in quest'Aula fare un passo indietro e negare la fondatezza appunto di questi principi. Il diritto all'autodeterminazione delle comunità volontarie territoriali sarà un principio che segna la politica dei prossimi 50 anni. È un diritto sacrosanto, che è quello, è un diritto, quello che, è un diritto naturale, è un diritto prepolitico, è quel diritto che dal punto di vista del liberalismo prevede la facoltà di decidere autonomamente attraverso un processo di democrazia consensuale e partecipativa, di stare con chi stare sostanzialmente con chi si vuole e come si vuole. E quindi è un dato di civiltà, è un dato di pace, è un'affermazione che tutela le prassi della civile convivenza. E noi non possiamo voltare le spalle rispetto all'affermazione di questi principi. E, tra l'altro, l'affermazione del diritto all'autodeterminazione rivede, forse questo sfugge a chi mi ha preceduto in questo dibattito,
scardina anche un altro diritto prepolitico, che è il sacrosanto diritto alla secessione, cioè all'adesione a un ordine politico. Il diritto alla secessione, che è un diritto naturale, così come prescritto dalla dottrina, da Grozio in poi, sostanzialmente diviene oggi come oggi un diritto alla libertà e un diritto paradossalmente all'unione e non alla divisione, cioè si ribaltano le coordinate dal punto di vista teorico. E in questa mozione che ha presentato il presidente Cecchetti, lo diceva anche lui, si fa riferimento appunto alla Catalogna, al tema dei quattro motori per l'Europa, che sono questa aggregazione, questa forma di cooperazione che tiene insieme delle vocazioni economico-produttive che però, e questo deve essere un dato che ci deve far riflettere, hanno dei rapporti diversi con i rispettivi stati centrali. Vale a dire, il centralismo o comunque la struttura burocratico-amministrativa di questo Stato centrale è profondamente diversa rispetto al federo-regionalismo spagnolo, così come è profondamente diversa dall'ipercentralismo francese, così come è profondamente diversa dal federalismo cooperativo germanico. Quel federalismo che Gianfranco Miglio, visto che lo citava il presidente Cecchetto, definiva un federalismo falso e degenerato, quello tedesco. E quindi questa diversità di rapporti tra le comunità volontarie territoriali e i loro rispettivi stati centrali e gli strumenti che queste comunità devono avere a disposizione per affermare la propria ansia di autonomia sotto il profilo politico e amministrativo, questa necessaria autonomia sotto il profilo politico e amministrativo, deve farci riflettere a fondo, deve farci riflettere a fondo sulle partite che insieme come regione dobbiamo giocare nei confronti dello Stato centrale di Roma. Ecco perché è più che legittimo sostenere quello che sta avvenendo in Catalogna e sostenere le giuste ragioni del popolo catalano ad appellarsi a una procedura referendaria, una legittima procedura referendaria per affermare questo principio, che è un principio riconosciuto dalla dottrina, quale è l'autodeterminazione dei popoli. Perché è troppo comodo, come ha fatto l'Occidente nel 1975 con l'atto finale di Helsinki, riconoscere il principio dell'autodeterminazione quando si tratta di minare alla base i sistemi politici dell'Europa centro-orientale nel 1975, tant'è vero che 14 anni dopo è caduto il muro di Berlino, e oggi quando si tratta di riconoscere il medesimo principio all'interno degli stati per attribuire e soddisfare la giusta ansia di libertà all'interno delle comunità volontarie territoriali, negare quello stesso principio che è stato uno strumento negli anni 70 e 80 per far cadere il muro di Berlino. Secondo me è troppo comodo ragionare così. Con certi principi che sono appunto i principi alti non si deve scherzare, non si deve giocare. Quindi un compiacimento al presidente Cecchetti per aver presentato questa mozione. Secondo me non stiamo affatto perdendo tempo e visto che le sorti della Lombardia, come del Veneto, come della Scozia, come della Catalogna, come in parte dell'Ucraina, sono così affini, io nella circostanza referendaria penserei anche, visto che si tratta di un evento nevralgico per il destino dell'intera Europa e per la costruzione di un'Europa che, lo diceva la dottrina fin dagli anni 70-80, porterà all'archiviazione definitiva di questi colossi che sono gli stati centrali, questi mostri che finalmente verranno archiviati una volta per tutte, proprio per questa, per l'importanza che riveste quello che sta avvenendo in Catalogna, io penserei anche che possiamo studiare delle forme di presenza da parte del Consiglio regionale, non so, sotto la forma di osservatori internazionali, proprio per assistere in contemporanea alle vicende che caratterizzeranno la politica catalana nell'immediato. Grazie. Non ci sono altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, pertanto chiedo scusa, non ci sono altre richieste di intervento di discussione generale, ha chiesto di intervenire l'assessore Cappellini, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ringrazio il consigliere Cecchetti e il gruppo della Lega Nord per la mozione presentata e per il contenuto fortemente improntato, come abbiamo visto, ai principi di tutela delle libertà e della sovranità dei popoli. Già in precedenti occasioni, come veniva ricordato dal consigliere Stefano Bruno Galli, questo consiglio e questa giunta hanno avuto modo di esprimersi sul valore in sé referendario in ordine alla scelta da parte di un popolo, di una comunità che si vuole esprimere e di decidere per il proprio destino, soffermandosi
sul caso scozzese, come abbiamo fatto qualche settimana fa, che, come viene ricordato anche nella mozione in discussione oggi, indipendentemente dall'esito avuto, ha rappresentato un grandissimo esempio di democrazia e un precedente storico non trascurabile, da cui potranno derivare effetti importanti per la Scozia stessa e il futuro delle altre nazioni. Altre realtà che hanno a cuore e lo dimostrano il proprio destino. L'Europa si sta muovendo, la Scozia e la Catalogna non sono dei casi isolati, come sappiamo. Il vento dell'indipendenza arriva anche nei Paesi Baschi, in Galizia, nelle Canarie, Andalusia, Aragona. Passa dal Belgio e dalla Corsica per approdare in Sardegna e nel vicino Veneto. I popoli europei con coscienza di nazione stanno ridisegnando la mappa di un'Europa, esprimendo legittime istanze verso una maggiore autonomia. Per questo non possiamo che vedere positivamente tutti i processi in corso che tutelano la sovranità dei popoli, sempre più schiacciati da un lato dalle istituzioni di natura sovranazionale, vediamo l'Unione Europea, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, dall'altro da un modello di Stato nazionale ottocentesco che sta dimostrando al mondo il proprio fallimento. A maggior ragione in casi come quello italiano, dove si sta assistendo a un antistorico e pericoloso neocentralismo, se non proprio una deriva autoritaria e punitiva nei confronti delle autonomie locali. Quelle autonomie locali tutelate dalla Costituzione, ma evidentemente questa considerazione sfugge a chi attualmente è al governo italiano. Ecco, riteniamo che nonostante l'opposizione di governi centrali e centralisti, come il caso italiano e quello spagnolo dimostrano, i popoli debbano avere il diritto di esprimersi, se consideriamo che le istanze catalane sono sostenute da oltre il 75% dei cittadini e le strade e le piazze di Barcellona invase nel giorno della Diada l'hanno dimostrato proprio poche settimane fa, un paio di mesi fa. Diversamente, come ben detto nella mozione, si alimenterebbe solamente la frustrazione di non poter scegliere liberamente il proprio destino. A questo punto voglio citare al proposito un passo di Francisco Sedda, semiologo, politico sardo, che in un bellissimo libro scrive: «Si può resistere a qualcuno che ci opprime, ma se la resistenza non arriva a uno sbocco positivo, il futuro sarà soltanto una vita di odi e di rancori, di libertà represse e di patetici compromessi». E più avanti, nello stesso libro, Sedda aggiunge: «L'indipendenza è la spinta irresistibile a partecipare a un'impresa collettiva, in cui ciascuno di noi torna o finalmente riesce ad essere veramente soggetto consapevole della società, soggetto e non oggetto, soggetto e non suddito di un potere che lo usa per la sua legittimazione e per i suoi interessi, che lo usa come uno straccio attraverso cui pulirsi le mani e la coscienza e poi lo butta via e lo calpesta». Ecco, Francisco Sedda, ricordo che è uno dei leader del Partito dei Sardi, partito indipendentista che ha il governo della regione Sardegna con il centro-sinistra del presidente Pigliaru. Una coalizione che ha messo al centro del proprio programma la questione fiscale attraverso una vertenza, ad esempio quella per l'Agenzia Sarda delle Entrate, perché la Regione Sardegna possa trattenere le proprie risorse, maggiori risorse sul proprio territorio. E le dichiarazioni del presidente Pigliaru di proprio qualche giorno fa, che chiede al governo l'applicazione dei costi standard, dimostra come dal giorno delle elezioni abbia assunto come coalizione di centrosinistra in regione Sardegna posizioni perfettamente in linea con le istanze degli indipendentisti che fanno del principio dell'autodeterminazione dei popoli il proprio cavallo di battaglia. Ecco, spiace invece constatare che a distanza di neanche tanti chilometri il centrosinistra lombardo osteggi invece le aspirazioni di libertà dei popoli, così come osteggia le nostre richieste in ordine a uno statuto di autonomia per la nostra regione. Forse, e concludo, una lezione dei colleghi della Sardegna, che tra l'altro è una regione che non ha il residuo fiscale della Lombardia, di sicuro non farebbe male. Grazie.